Come si fa a trasferirsi in Thailandia? Tu eri un calciatore professionista su una buona strada. Sì. Che c***o viene venuto a fare Muay Thai? Lo dice così perché in sti giorni la sto massacrando anche a livello mentale. Eccomi qua ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Coffee Break. Oggi vi racconto la storia di Luca ed Asia. Sono due ragazzi italiani che sono venuti a vivere in Thailandia ormai da diversi mesi, fanno i Nak Muay di professione e oggi scopriremo come hanno iniziato, dove sono arrivati e dove vorranno arrivare. Intanto sorsettino di caffè. Ce l'avete caffè voi? Sì, cosa avete ordinato? Espresso long. Io ovviamente americano perché ormai l'Italia me la sono dimenticata. E niente. Allora, Luca è fresco di una vittoria a Lumpini, performance davvero formidabile contro un avversario Thai di livello, devo dire. E Asia, anche lei è freschina di una vittoria per KO, anche lei a Lumpini, entrata di sorpresa nel torneo Road to One, organizzato sempre da Lumpini ovviamente, e adesso si trova in semifinale contro una thailandese. Se vincerà questo match e il prossimo match, idealmente entrerà nel One. Però non ci montiamo troppo la testa. La prima domanda che voglio farvi, che mi chiedono davvero tutti, mi chiedono come si fa. Ve lo chiedo a voi perché voi sicuramente sapete rispondere meglio di me. Perché come sapete, come sa chi guarda i video, io ho avuto la fortuna di essere venuto qui in Thailandia con i miei genitori ormai 15 anni fa, mentre loro sono venuti da soli, ragazzi, loro, Luca e Asia e basta, ok? Quindi la domanda è: come si fa a trasferirsi in Thailandia? Beh, allora, prima la cosa fondamentale, una delle cose fondamentali chiaramente è il budget economico, quindi almeno all'inizio bisogna avere i soldi da parte. In modo pratico, come si fa? Io voglio trasferirmi in Thailandia, oggi vivo in Italia, cosa devo fare? In modo pratico prendi e parti. Ma come? Lui ha detto ci va il budget, ci va le cose. Sì, come si mette su questo budget? Boh, allora chiaramente a meno che devi lavorare per forza. Cosa avete fatto voi? Raccontatemi cosa avete fatto voi. Io sono partito che avevo fatto un anno e mezzo all'incirca dentro a un'azienda. Guarda me. Che, facevo il panettiere, quindi settore panificazione, pane, pinza, pizze, tutte queste cose qua. Per quanti mesi? Un anno e mezzo all'incirca. E già quando hai iniziato a fare questo lavoro avevi l'obiettivo di venire in Thailandia? Sì, io ho iniziato questo lavoro con l'obiettivo di mettere da parte i soldi e poi venire qua in Thailandia. Tu, beh, Asia, invece cosa facevi? Io facevo la parrucchiera e a differenza sua ho cominciato a lavorare molto prima. Quasi a 16 anni, quindi erano già 3-4 anni che lavoravo. Okay. E quindi no, non ho iniziato a lavorare per questo determinato motivo. Però all'incirca dopo quasi un annetto e mezzo che lavoravo, sì, il mio obiettivo era mettere più soldi da parte possibili per venire in Thailandia. Mm-hmm. E inizialmente avevo cominciato solo per motivi economici personali. Ma avete deciso di venire insieme o avete deciso separatamente e poi vi siete riconosciuti? No, noi già stavamo insieme. Ok. E piano piano poi abbiamo deciso nel corso della nostra relazione di venire in Thailandia insieme. La storia è partita, io che facevo, allenavo sempre con mio padre, e palestra e tutto, e poi lei che siamo messi insieme, ci conoscevamo da tanto, poi siamo messi insieme, lei ha iniziato a venire in palestra e da lì gli è presa, diciamo, la scintilla. Mi sono appassionata. Si è accesa la scintilla e si è appassionata anche lei. Abbiamo detto, perché non provarci realmente? A venire in Thailandia? Sì. Mi ricordo ancora quando mi ha chiamato tuo padre, c'eri anche tu. eravate un po' confusi, ovviamente, come tutti, no? Per questo faccio questa domanda, perché molti, sai, voglio venire, come si fa, come non si fa, di qua di là, mille domande, che è giusto. E, ok, quindi avete lavorato, avete messo soldi da parte. E qual è stato lo step successivo? Allora, noi siamo venuti qua chiaramente con avevamo l'obiettivo di fare tutti e due il primo match e che poi possibilmente di restare appunto come abbiamo fatto. E per fare questo
noi abbiamo fatto una preparazione, diciamo, in Italia, anche mentre lavoravamo. Ci allenavate, ovviamente. Sì, no? Ci allenavamo e cercavamo di allenarci almeno 2 volte al giorno. Mm-hmm. E siamo riusciti e boh, questo, però non mi ricordo che cazzo è stato. Qual è stato lo step successivo dopo aver messo soldi da parte? Step successivo è stata la scelta di un periodo dell'anno per partire. Cioè, mm-hmm, abbiamo detto entro questa data prenotiamo il volo entro questa data, mm-hmm, e partiamo. Ok. Perché secondo me è molto importante avere, diciamo, sempre un obiettivo, appunto, sempre uno step successivo, quindi okay, sempre un obiettivo fissato. Quindi, con ovviamente con il budget che avete tirato su lavorando, vi siete pagati i biglietti aerei, sì, vi siete pagati il periodo iniziale del camp, sì, ovviamente. E quindi avete scommesso tutto, avete fatto un all-in praticamente, avete, esatto, scommesso tutto quello che avevate, avete detto io vengo qua, mi alleno, cerco di combattere e se faccio bene, se piaccio a noi, quelli della palestra, l'obiettivo era di entrare nel team, esatto, di Nakumai. Sì, okay? È stata una scommessa comunque. Più o meno lo è stata. Beh, se, comunque è una scommessa calcolata, perché non è che siete arrivati qua, eravate senza soldi, comunque avevate anche dei soldi, sì, certo, per, certo, vivere, perché comunque appunto volo, le spese del camp, la vita di tutti i giorni ci vanno comunque, bisogna organizzarsela bene, giusto? Noi eravamo molto sicuri in realtà che noi siamo venuti il primo periodo per 3 mesi, mm-hmm, avevamo prenotato il camp, noi eravamo sicuri che dopo 3 mesi sicuramente non usciva fuori né contratto né niente, perché ci rendevamo conto che senza alcuna esperienza, senza aver fatto nessun match, perché noi abbiamo iniziato a combattere qua, certo, ecco, con voi, cosa. Era molto difficile, tra virgolette, strappare un contratto, perché comunque sia, certo, ci rimette esperienza, livello, certo, tutto. Ecco, un'altra cosa che forse chi guarda non sa, chi vede i loro match magari non ci crede neanche. Loro hanno iniziato, il primo match l'hanno fatto qui in Thailandia. Loro ovviamente, Luca si allenava con suo papà, il maestro Cristiano Santini, che ha una palestra, si allenava con lui sin da piccolo, quindi quando aveva 10 anni già magari tirava i calci ai pao, però poi ha fatto altri sport, ha fatto il calcio, adesso dopo ce lo racconterà. Non aveva mai combattuto. Asia uguale, Asia ha iniziato con Luca a fare Muay Thai durante il Covid, se non sbaglio, sì, dove non c'era, nelle palestre non c'era persone, i match non esistevano, quindi loro hanno fatto il primo match qua professionistico, non hanno fatto amatoriale, classe C, classe B, classe H, classe che manco io so cosa sono, niente, giusto per un po' di contesto. E, ok, quindi siete venuti qua, avete preso il biglietto, avete preso il camp, e siete arrivati qua, cosa è servito per adattarsi, per allenarsi? Cos'è che vi ha fatto dire ok, dopo magari il primo o secondo match, avere la speranza di magari prendere, di riuscire a entrare nel team, oppure magari avete detto no, non ci riuscirò mai? Qual è stato il primo pensiero? Allora, la paura inizialmente era di non essere abbastanza. E quindi appunto eravamo partiti io col presupposto di stare 3 mesi, mm-hmm, e vedere come andava. E quello che ci ha fatto capire che poteva andare era semplicemente che ci piaceva, mm, e che ci piaceva quello stile di vita e il fatto di svegliarsi la mattina, andare in palestra e essere sempre in palestra. Mm-hmm. E comunque niente, era sempre comunque una scommessa a rimanere più tempo. Quanti mesi alla fine quanti mesi sono passati prima che siete entrati nel team dei Nakumai? 8 mesi. 8 mesi? Sì, certo. Siete andati e tornati o siete stati otto mesi di botta? Siamo stati 8 mesi e mezzo proprio. E ci sono voluti 8 mesi. E dopo... Quanti match avete fatto in questi 8 mesi? 4 io. Io 5, 6, sai, non mi ricordo. Come sono andati? Prima del World Series, non mi ricordo. Come sono andati? Benino, dai, io ne ho 22 e ne ho persi 2. Io bene, quel periodo ho fatto 4 vittorie e una sconfitta, mi sembra. Sì, allora lei aveva combattuto principalmente, hanno fatto tutte e due un evento a Rayong, che è in provincia qui vicino al campo, un evento paesano, di paese, dove ovviamente gli avversari erano quelli che erano, però comunque loro erano 0 match, quindi ci stava perfettamente. E poi dopo, una cosa che adesso è molto particolare, perché una volta ai miei tempi non succedeva, forse il match dopo hai fatto un altro evento un po' di paese, che già era un evento più grande, c'era, sì, un titolo in ballo, cose così. E il match dopo hai già fatto il Raja. Lei invece, lei pure ha fatto Rayong, poi ha fatto il Max Muay Thai, che per quanto magari la gente sente Max Muay Thai della Madonna, invece ultimamente Max Muay Thai è un evento di livello, diciamo, medio-basso. E poi ha fatto subito il Lumpini, quindi sono passati subito
allo step successivo, capito? Lei per esempio l'ha sentito, perché è arrivata a Lumpini, ha fatto con una che poi ha vinto il torneo e le ha dato un sacco di botte, comunque ha fatto un bel match, però è stato comunque un passo lungo. Luca anche ha fatto due o tre match al Raja in un evento minore e poi l'hanno selezionato per fare l'RWS, ovvero il Raja Damian World Series, contro un atleta giapponese. Sicuramente chi guarda l'avrà visto, e ha fatto un bel match contro un ragazzo giapponese che è qui in Thailandia da, non lo so, da 5 anni, cioè, capito? Lui aveva 3 match, 4 match, quelli che aveva. E quindi devo dire che, cioè, loro due sono un caso, diciamo, con cui voi potete relazionarvi, ma sono anche un caso abbastanza particolare, perché hanno avuto la tenacia e la forza di volontà, ma anche la fortuna e il talento di poter fare già degli step grandi e velocemente, ok? Quindi già comunque loro due già con 7 match all'attivo, 5 match, 8. 5. io dico sempre a tutti che Luca sia 5 match, perché basta, quanti 5 match, ma perché Mattia, fino a 10. Mattia sconta da 0 a 5, esatto. Da 0 a 5, quando arrivi a 5 ce n'hai 5, sotto i 5 match 0 match, dopo i 5 devi arrivare a 10, se no ne hai sempre 5. Quindi sì, perché qui in Thailandia va così, va più o meno quanti match hai, perché tutti i match, tutti i record che vedete negli eventi dei i grandi campioni, Super Lex, la gente qua, sono tutti finti. I record 347 sono quasi tutti inventati, magari qualcuno vero c'è, ma i match sono sempre tanti, ma il numero esatto è sbagliato per chi è malato della precisione come me. Anche loro, lui quando combatte, io ho scritto sul foglio 7 match e hanno scritto 20 con 15 vittorie, 8 KO. E vabbè, non potevano ovviamente mandare in televisione uno che c'ha 8 match, perché e batteva pure il Thai che ne aveva un centinaio, perché sennò quelli che guardavano si mettevano a ridere, quindi ci sta. E cosa stavo dicendo, mi sono dimenticato. Vabbè, loro comunque, una cosa di quello che hai detto tu, sì, che siamo stati fortunati a fare, diciamo, il passaggio allo step successivo abbastanza velocemente, però se posso dire una cosa, è stato tra virgolette facile, ma perché alla fine ogni volta che entriamo in palestra ci sei tu, c'è tuo padre Carlos, almeno io personalmente, sparring e cose, quando ti allenavi tu, che ti alleni, che sei in palestra, con te, con Carlos, poi sempre a supervisione di Roberto, però la cosa che qualsiasi dettaglio, qualsiasi cosa viene curato nei minimi particolari, quindi non è che, diciamo, uno entra in palestra, io per di 5 match e vengo trattato come uno c'è 5 match, no, entri in palestra, se sbagli qualcosa, che c'hai 100 match o ce n'hai 5, comunque sia i dettagli vengono curati alla stessa maniera. Questa è, secondo me, una cosa importantissima, perché appunto poi ti puoi confrontare con magari persone che hanno più esperienza, hanno più match, che però hanno lavorato magari in modo differente, certo, rispetto a te. Questa, secondo me, è una cosa, cioè almeno questa è una cosa che ho sentito io, questa è la chiave. Oggi in realtà non volevo fare la marchetta alla palestra, non volevo raccontarvi la loro storia, ma visto che l'ha detto lui, questa è la chiave. Noi purtroppo noi stranieri non abbiamo il tempo di fare gli step che hanno fatto i thailandesi iniziano a 6 anni, per quanto io per esempio ho iniziato presto, ma comunque ho iniziato a 12 anni e non ho combattuto regolarmente, iniziando a quanti anni hai iniziato? 21. Quanti anni hai iniziato? 18. Iniziando a questa età, che è un'età comunque giovane, ok? Ma non si ha 10 anni di tempo per fare 100 match, per guadagnare l'esperienza, oppure finisci il match, no problem, sei stato bravo, prossima volta andrà meglio. È giusto dire così, è giusto incoraggiare, ma l'importante è ogni match capire esattamente cosa si è sbagliato, cosa si può migliorare, e essere, come dice lui, maniaci dei dettagli per poter migliorare il più velocemente possibile, usando anche, oltre alla forza, oltre ai muscoli, anche la testa, che è molto molto importante in questo sport. E appunto questa è la chiave, è stata la chiave per loro per riuscire a migliorare match dopo match in modo esponenziale. Cioè, dopo l'ultimo match mi hanno scritto, a parte i commentatori, ma mi hanno scritto tutti, mi hanno detto: cavolo, ma sto ragazzo, cioè, sono rimasto davvero, non lo conoscevano, lui era sconosciuto fino a ieri, è sconosciuto perché c'ha 7 match. Mi ha detto: ma questo dove esce? Ho detto: c'è un ragazzo, c'ha 8 match, mi fa 8 match, madonna, non ci credevano. E questo a me mi porta soddisfazione, perché cavolo, vedere certe cose messe in pratica, sia da Luca, ovviamente anche da Asia, sul ring, cose che magari
anch'io facevo fatica a mettere in pratica nei primi anni, ci ho messo magari 5-10 anni solo a capirle, solo a trovare qualcuno che me le spiegasse in un modo, in una lingua che potessi capirla. E quindi mi dà soddisfazione, sono contento per loro e devo dire che loro sono entrati nel mondo della Muay Thai in un momento d'oro, diciamo, perché ci sono un sacco di opportunità, sia a livello di apprendimento, perché potete imparare da noi che parliamo la vostra lingua, o comunque possiamo aiutarvi a imparare dai thailandesi traducendo o comunque facendovi capire, magari loro il thailandese, il maestro ti dice una cosa, magari tu non riesci a capire esattamente cosa vuole dire, io te lo traduco, allora tu capisci, capito? Questo è un vantaggio. E poi ovviamente il vantaggio di avere delle opportunità di combattere in certi eventi che, cioè, davvero ai miei tempi, cioè, ce la sognavamo, cioè, prima di arrivare a combattere in TV o a Lumpini a Raja, io ci ho messo, non lo so, 30 match, 40 match, capito? Quindi e come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. Voi siete stati super, vi siete fatti il culo in Italia, siete venuti qua, vi siete fatti ancora il culo e avete beccato il momento giusto, e quindi avete anche il talento per farlo. Quindi, come tutto nella vita, per arrivare al successo ci va un mix di cose, tra cui la fortuna è anche una di quelle. Ovviamente parlo di successo, loro sono ancora lontanissimi dal successo, non mi fraintendete, appunto hanno 10 match in 2 se va bene, però ovviamente sono già a un punto, cioè, dove loro due guadagnano una borsa, quando combattono guadagnano noi adesso ci potremmo cedere, cioè, dillo tu. Io almeno con le ultime borse che ho preso, almeno le ultime due o tre borse, un mese e mezzo, anche barra due, ce lo fai tranquillo. E chiaramente qua in Thailandia poi si presume che quando stai qua per fare il Nak Muay, a meno che va male qualcosa, però comunque sia combatti una volta ogni un mese e mezzo, due combatti. Mesi, dipende. Due mesi, sì, dipende, però comunque sia quello il tempo. E se con le borse riesci poi a con le borse di match riesci a prendere una cifra tale che ti permette di vivere quel mese e mezzo, è top. Da lì poi ti mantieni e riesci ad andare, diciamo, a tempo indeterminato, perché non hai più un limite di se mi finiscono i soldi devo tornare a casa. Esatto, non vai a intaccare, diciamo, anche poi risparmi, visto? Esatto. Quindi quello è tanta roba. Ok, quindi siete venuti qua, siete fatto 8 mesi di camp, avete combattuto e finalmente siete entrati nel team di Nak Muay. Adesso avete fatto i primi eventi, bei eventi, avete vinto. Da qui in poi quali sono? Quale sarà il prossimo step? Avete fatto già diversi step in confronto a tanta gente che vorrebbe farlo, pensa di non avere le possibilità, o magari comunque non può farlo c'è tanta gente che purtroppo magari ha qualcuno da prendersi cura in Italia, oppure ha il lavoro che non può staccare, non riesce a mettere i risparmi. Voi avete già fatto tanti step, quale sarà il step successivo? Vai, parli tu. Momentaneamente il mio step successivo sarà cercare di vincere questo match, okay, che sarà la semifinale del torneo Road to One, che sarà appunto la semifinale del torneo Road to One contro una Thai che non ha esperienza, però di più però comunque è un match fattibile, cioè se non fosse fattibile l'avremmo già tolta dalla card, però per dire che comunque stanno facendo con della gente che, vabbè, c'ha 10 volte l'esperienza, che come succede a tutti noi, tutti farang qui in Thailandia facciamo con dei Thai dove, cioè, noi ne abbiamo 10, loro ne hanno, non dico 100, ma 50 minimo, se non di più. È una cosa comune quella, però sempre giusto ricordarlo. Il prossimo step è vincere, o comunque, anche se non vincerlo, perché comunque è esperienza questa ragazza. Carità. Vincerlo, basta, devi però lo voglio vincere, io lo voglio vincere assolutamente, però adesso lei dice quello... così perché, scusami se interrompo, dice così perché in sti giorni la sto massacrando anche a livello mentale, perché siamo a un mese dal match per arrivare sul ring, in quel momento dove sul ring sei il momento più fragile di tutto, sei in un momento dove sei forte ma sei fragile allo stesso tempo, in quel momento lì devi poter sopportare le peggio cose, quindi io gli sto facendo passare le peggio cose sia a livello fisico, perché c'ha Daisy, c'ha gli altri che la menano, anche sia donne come Daisy che uomini, che poi facciamo sparring non facciamo differenze. Allora, sparring forte non lo facciamo quasi mai, però se devi fare con una Thai a Road to One facciamo anche sparring forte. Giusto. E anche mentalmente la sto mettendo sotto per farle capire che c'è
ci andrà il fisico, ma ci andrà anche la mente in questo match, che la mente è la cosa principale in questo sport. E io ti ringrazio per questo tantissimo. Quindi lei adesso la vedete un po' giù di morale per quello, poi arrivando vicino al match poi la caricherò, la caricheremo, arriverà col morale alto. Comunque il discorso che volevo fare era assolutamente vincerlo e soprattutto dare il meglio di me nel ring. Come vada, vada. Brava, tutto. E quella è la cosa più importante. Un'altra cosa che... vedere soprattutto il mio miglioramento. Non so con chi parlavo l'altro giorno, che mi dicevano vincere, perdere, il primo match lo voglio vincere per KO, voglio fare KO girati. Vabbè, sì, ci sta. E purtroppo è l'imprint che ti danno in Italia. Primo match, devo vincerlo dopo 13 secondi come McGregor, queste cose lì. Conta la performance, ragazzi. Certo, vincere e perdere è importante, soprattutto se c'è un titolo in ballo, se è un torneo. Ovviamente conta vincere, è logico. Ma l'importante è la performance, ragazzi. Se fate un bel match e piacete al promoter, piacete a chi guarda, non importa. Cioè, guardate Sexan. Sexan adesso è ha vinto 5 match in seguito al One. Prima di quello ne aveva persi tipo 9 di seguito, ma è sempre Sexan, ragazzi, perché vi fa divertire. Conta quello che fate sentire alla gente quando siete sul ring, che vi guardano, le emozioni che sentono, conta quello. La vittoria, la sconfitta rimarrà scritta, rimarrà nel vostro record, è vero, ma non è così importante quanto si pensa magari in Europa. Qui in Thailandia, quando ti fermano per strada e dici Nak Muay, non ti chiedono quanti match vinti hai, ti chiedono quanti match hai, punto. 100 match, 50 match, 3 match, bene. Nessuno ti chiederà mai quanti ne hai vinti, quanti KO. ma com'è andato? Che KO hai fatto? Nessuno, non esiste questa cosa. Quindi bravo quello che hai detto tu. Noi ci alleniamo per fare la performance. La vittoria è una conseguenza della performance. Appunto. Voglio dare il meglio di me in questo match e vedere i miei miglioramenti, in quello in cui devo migliorare, in quello in cui sono migliorata o meno. Hai obiettivi a lungo termine? Di tu sì. Qualcosa, Luca. Obiettivi questo è obiettivo termine. A corto termine. Obiettivo a lungo termine? Allora, soprattutto tu che non sei in un torneo, tu stai facendo match tra virgolette così uno dopo l'altro, quindi... Allora, obiettivo a lungo termine, come dici tu, nella Muay Thai è impossibile fare programmi, cose, soprattutto adesso perché cambiano da un giorno all'altro. Certo, chiaramente vince qualcosa di importante, sì. Vince qualche titolo, quello... Io penso che ci sono partito dall'Italia che... In realtà volevo diventare Nak Muay professionista, sì, ma anche comunque sia titolato con qualche cintura, qualche titolo logico. Sulle spalle, quello chiaro, penso sia l'obiettivo logico. Un po' comune di tutti, ecco. E quindi, l'obiettivo preciso non c'è. Cioè, per adesso c'è solo il fatto di migliorare sempre di più, match per match, chiaramente, e poi quello che succede, succede. Crescere. Bravo. Sì, crescere, sì. Tra l'altro quella è forse la mia filosofia di vita numero uno. Migliorarsi ogni giorno. Ogni giorno devi essere meglio del giorno prima. In qualsiasi cosa tu voglia fare. Nella vita, nello sport, nella carriera, nel lavoro. Poi tanto se deve arriva qualcosa, arriva. Cioè, esatto. Al secondo match mi hanno fatto fare per... Sì, comunque sia... Sì, un titolo del mondo. Era no? Un titolo del mondo. Cioè, magari non importante. Tra l'altro ho trovato tutto, il però... video, hanno pubblicato il video ufficiale di quel match. Ah, sì? Qualche giorno fa cercavo Luca Santini per trovare il video del Raja. E mi è uscito il match quello lì, proprio ufficiale, si è fatto bene. Vabbè, non andate a guardarlo. Non è molto bello. Guardate l'ultimo che è meglio. No, l'ultima cosa che volevo sapere da te, perché visto che parliamo in italiano, tu eri un calciatore professionista, diciamo, sulla strada, su una buona strada. Sì. Che c***o viene venuto a fare Muay Thai? A prendere botte per... Allora, la mia storia è un po' complicata in realtà. Cioè, io ho iniziato da piccolissimo con mio padre, mi ha portato in palestra praticamente da subito, da appena potevo camminare. E poi ho continuato andando in palestra, mi piaceva. È arrivato il momento che ho detto va bene, proviamo a fare il primo match. C'avevo 10-11 anni, mia madre super contraria. E quindi ho dovuto ripiegare su un altro sport. Comunque sia, io ho iniziato a fare calcio. Poi calcio funziona che arriva pausa estiva, quindi 3-4 mesi non ti alleni. Io quei 3-4 mesi stavo in palestra con mio padre sempre. Ma il fatto è stato che il problema è venuto che poi ero bravo anche a calcio. Quindi non è che dici faccio un anno o due a calcio, mamma, so una pippa, capito? Invece certo. No, sono andato bene a calcio, sono andato a Perugia, comunque sia, c'erano anche gli osservatori che dicevano ah, c'ha talento qua, quindi... Perché hai smesso?
Boh, no, vabbè, boh, no. La motivazione è semplice. Non, a me piace tanto il calcio, però mi piace da osservatore. Non mi piace praticarlo tutti i giorni e poi... Quindi lo facevi di controvoglia? Sì. O ti piaceva però... quando lo facevi? No, qualche volta mi divertivo, qualche volta no, era quello. Infatti molte volte andavo agli allenamenti scazzato, non ci andavo per imparare al 100%. E quello poi alla fine... E quando fai Muay Thai non sei mai scazzato? No. Mai? Mai. Non sali su mai, che palle, oggi non ci voglio allenare. No, no, questo non succede perché è una cosa che... perché sei ancora da poco tempo che fai. No, però tra virgolette è una cosa che so che ho scelto io. Che fondamentalmente ho detto, cazzo, l'ho scelto io, sono Thailandia, è tutto. Chiaro, poi ci stanno i giorni che dici, cazzo, sono stanco, oggi vado su un palestra, Roberto e Mattias mi ammazzano, mi scocciano, però comunque sia, è completamente un'altra testa. Io qualche volta a calcio andavo contro voglia, quindi quando è in quel modo è meglio che smetti, certo, e fai certo quello che poi ti piace veramente, anche perché poi gli anni passano e... Sicuramente se avessi fatto prima questa scelta sarebbe stata ancora diversa. Sì, vabbè, ma tutto succede per una ragione. Sì, chiaro. Questo lo chiedo a te, Asia, così parli un po' anche tu. Quando sei in palestra che devi alzarti la mattina, cioè scusa, sei al camp che devi alzarti la mattina per andare su in palestra, andare a correre, ogni tanto pensi a, cavolo, un anno fa mi alzavo per andare magari in negozio a fare i capelli a qualcuno? Ah, partiamo dal presupposto Come la reagisci sta cosa? Cioè, positiva, negativa, ti dà carica, ti dice no, cioè cosa? Allora, partiamo dal presupposto che non sono mai stata una grandissima sportiva, bensì ho iniziato a fare sport appunto con lui, quindi sono all'incirca quasi 4 anni praticando Muay Thai e poco prima facevo palestra, quindi proprio zero. E non mi piace neanche per niente correre, quindi il fatto di svegliarmi alle 6 della mattina per andare a correre è proprio una cosa molto grande. Preferiresti per me tornare in negozio? No, mai. No, mai. Mai, mai. Quindi mai. Ti dà carica questa cosa di... Sì, assolutamente. Preferisco svegliarmi alle 6 della mattina per andare a correre, nonostante che non amo correre, che svegliarmi alle 6 della mattina per andare in un negozio chiuso in un buco tutto il tempo con delle persone, devi sempre cercare di fare quelle cose alla stessa maniera. Soprattutto è un sacco difficile lavorare al pubblico. È pesante. Lavorare è pesante. Beh, invece sì. Sì, preferisco mille volte svegliarmi la mattina e andare a correre, nonostante che non è una di quelle cose che amo fare, però mi rende fiera di farlo ogni giorno, nonostante che non sia una delle cose che amo fare. Perché ogni giorno per me è una sfida, è appunto imparare qualcosa, essere sempre più forte, comunque a livello mentale, a livello fisico. E sì, mi piace molto, preferisco questo tutta la vita, appunto. E invece l'ultima cosa, mi hai detto dopo il match ogni volta mi dici minchia non ci credo, Lumpini, Raja, e poi dai. Io poi dopo i match sono abbastanza sciallo, non è che per me è normale, no? Anche dopo i vostri match, sì, sono contento, però comunque voi non vi rendete ancora conto che avete appena vinto a Raja e un anno fa magari vi lo sognavate, lo guardate su Instagram e dicevate chissà quando, ecco, come... Io raga so partito che il mio sogno, il primo obiettivo, cioè il sogno primario era fare un match a Raja, ok? È vero, okay. È vero. Io dicevo, io se faccio un match a Raja, a posto, fatto. Mi ritiro. Può andare benissimo per me. E cazzo, poi un match, due, tre, quattro, io ne ho fatti 5, mi sa, 4-5 a Raja, cioè è l'ultimo a Lumpini. Ogni volta è... Non, è surreale, è no? Surreale, sì, sì. È difficile crederci effettivamente. Ogni volta è surreale. Assolutamente. Va bene, volevo farvi un'ultima domanda, non me la ricordo più, ma non importa, abbiamo già parlato tanto. Avete aperto una pagina su Instagram, come si chiama? Kurama Muay Thai. Kurama Muay Thai, con la K. Esatto. K-U, seguiteli. In teoria dovrebbero postare tanto, ma postano poco, perché Luca non vuole niente a avere a che fare con i social e Asia... Faccio tutto io, ma... È pigra. Sono stanca, preferisco dormire, ecco. Vabbè, dai. Ciao ragazzi, grazie. Grazie mille a voi.